corso di aggiornamento per addetti al montaggio e trasformazione e smontaggio ponteggi. Questo è un corso di 4 ore formative e il corso è autorizzato dallo Spresal di Trapani. Quindi abbiamo una legislazione in Sicilia che è il decreto dell'Assessorato regionale della salute numero 1432 del 2019, dell'8 luglio 2019, che regolamenta proprio questo corso e tutti gli altri corsi della sicurezza. Quindi danno un codice specifico ad ogni corso e deve essere comunicato preventivamente dall'ente formatore che siamo noi tramite una PEC. Quindi è il corso. Abbiamo un codice ben preciso che sa i tempi, gli allievi, tutto è comunicato preventivamente il giorno primo all'ASP competente, nel nostro caso l'ASP di Trapani. Tutto quello che noi dobbiamo studiare è il decreto legislativo 81-2008 e l'accordo Stato-Regione del 22 febbraio 2012. Questo è un corso di aggiornamento, quindi faremo soltanto gli aggiornamenti, già molte cose già li sapete. Quindi a noi interessa sapere proprio il corso di ponteggi, qual è il lavoro in quota, il ponteggio? Dobbiamo evitare incidenti sui luoghi di lavoro. Lo so, è difficile così parlarne, però è un modo di informare i dipendenti. Quindi tutti voi che accedete in un ponteggio dovete essere formati. Infatti il decreto legislativo 81-2012, il titolo 4, cantieri temporanei e mobili, capo secondo articolo 111, indica proprio gli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota. Quindi ecco, dobbiamo focalizzare che il datore di lavoro è sempre responsabile e in tutti i casi, ma soprattutto nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza o in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure in conformità ai seguenti criteri. Quindi abbiamo delle priorità. La priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Abbiamo poi una sanzione, la comma 1 lettera del DDL, il dirigente, eccetera. Quindi le dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili di circolazione priva di rischi. Insomma, dobbiamo valutare i rischi in itinere durante il vostro lavoro sul ponteggio. Le opere professionali devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate e idonee allo scopo. Esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro. Questo è importante. Quando devono essere realizzati i ponteggi nei lavori edili? Nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a 2 metri, quindi questo ci dovreste esserne a conoscenza, quindi devono eseguire lo sviluppo dei lavori e devono essere conformi al punto 2 dell'allegato 18 articolo 122 ponteggi ed opere provvisionali. Come devono essere realizzati? Ogni articolo e ogni comma specifica tutto. Devono essere idonee ai fini della sicurezza e alla salute, adeguate al lavoro da svolgere e devono essere conformi al PIMUS. Sapete benissimo che si deve fare un PIMUS, quindi un piano di montaggio e smontaggio redatto da un architetto, un geometra, un ingegnere, ma tutto deve essere, diciamo, messo su carta. E quindi dobbiamo studiare adesso quali possono essere gli incidenti sul luogo di lavoro che avvengono sul ponteggio. Cos'è un lavoro in altezza? Deve intendersi per lavoro in quota un qualunque operazione di lavoro che deve essere svolta ad un'altezza di 2 metri da terra o da un piano stabile ed esponga il lavoratore ad una possibile caduta dall'alto. Quindi il decreto legislativo 81-2008, l'articolo 107, nelle definizioni, capo 2, norme per le previsioni infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota. Quindi tutto è normato dal legislatore. Bene. Cosa accade quando si cade da 2 metri di altezza? Speriamo mai. Si cade con violenza a terra, sbattendo per prima la testa, con una forza di 36 kN, circa 3.600 kg. Quindi ecco, si cade con violenza da 2 metri. Qua abbiamo dei ponteggi, vedete la scala, quindi non in sicurezza assolutamente.
Quante volte vediamo queste situazioni? Questi corsi servono questo, a parlarne, a cercare di evitare, di aprire gli occhi. Ma voi mi direte, rischiate la vita. Oggi penso che sia molto difficile una situazione simile. Quindi il ponteggio deve essere a norma. Non possiamo assolutamente salire sul ponteggio senza protezione, senza le imbracature, senza il casco. Quindi abbiamo degli adempimenti che sicuramente voi sapete già. Quindi dobbiamo evitare gli incidenti sui luoghi di lavoro, ma sul montaggio del ponteggio. Quali sono allora queste misure preventive? Sono quei provvedimenti di miglioramento che intervengono sul pericolo e sull'esposizione tramite misure tecniche, misure organizzative e misure procedurali. Tutte queste misure cercheranno di evitare l'incidente sul luogo di lavoro nel ponteggio. La misura tecnica è un provvedimento derivato dall'applicazione di conoscenze scientifiche e messo in atto per la tutela dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. La misura organizzativa è la predisposizione atta a migliorare la gestione delle risorse umane e materiali, rivolta alla tutela dai rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. Le misure procedurali è una predisposizione atta a migliorare la gestione di una determinata attività lavorativa in funzione dei rischi che da questa derivano. Le misure protettive sono quei provvedimenti che si collocano tra l'esposizione a determinati fattori di rischio ed il danno che può essere causato. Non modificano l'entità dei rischi, ma servono esclusivamente ad evitare o diminuire il danno. Cos'è una misura di protezione collettiva? È un sistema installato nell'ambiente di lavoro che tende ad eliminare o ridurre il rischio ed è mirato a salvaguardare più lavoratori contemporaneamente. Quindi proteggere da un determinato rischio tutti gli addetti a una determinata mansione o macchina. Cos'è una misura di protezione individuale? È un dispositivo, un'attrezzatura che protegge il singolo individuo riducendo l'esposizione a rischio, come il casco, le scarpe antinfortunistiche, i guanti, eccetera. Cos'è un DPI, dispositivo di protezione, quindi DP, dispositivo di protezione individuale? È una qualsiasi attrezzatura con i relativi complementi e accessori destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi che minacciano la sicurezza e la salute durante il proprio lavoro. L'articolo 74 del decreto legislativo 81 dice questo: l'uso dei dispositivi di protezione che proteggono il singolo lavoratore, riducendo l'esposizione e il rischio. Come una priorità di intervento, possiamo valutare l'entità dei rischi, programmare l'attività di prevenzione, quindi favorire le misure, anche collettive, come l'ulteriore criterio, devono essere scelte misure protettive individuali. Quindi abbiamo degli esempi. Vedete queste fotografie, quindi un ponteggio abbastanza impegnativo. Possiamo operare in questo modo. Il dipendente, l'operaio, l'esperto deve essere imbracato. Quali sono i dispositivi di protezione individuale? L'altezza, e vediamo che è abbastanza in un ponteggio alto, come dobbiamo operare? Cosa dobbiamo fare? Che cos'è il PSC? Cos'è il POS? Cos'è il PIMOS? Progetto e calcolo del ponteggio, disegno esecutivo e procedura. Quindi il decreto legislativo 81-2012, titolo 3, attrezzature di lavoro, ascensori e montacarichi da cantieri, non con cabina, piattaforma guidata verticalmente. Sono soggetti a verifica annuale. Ecco, le vostre attrezzature devono essere verificate e aggiornate. Con un anno di messa in servizio, la denuncia dell'apparecchio dell'INEL, quello che voi utilizzate sui luoghi di lavoro devono essere conformi, cioè c'è il libretto di uso e manutenzione delle attrezzature, la verifica periodica è in corso di validità. Quindi, che cos'è il PIMOS? Il PIMOS è il piano di montaggio, uso e smontaggio.
Il decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, sezione 5, punteggi fissi, all'articolo 136 dice che il montaggio e smontaggio nei lavori in quota, il datore, ecco si parla sempre di datore di lavoro, provvede a redigere a mezzo di persona competente, quindi architetto, ingegnere, eccetera, un piano di montaggio, uso e smontaggio, il PIMUS, in funzione della complessità del punteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, integrato ad istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il punteggio ed è messo a disposizione del preposto, addetto alla sorveglianza dei lavoratori. Vi ricordo che ora è obbligatorio nell'edilizia avere un preposto, è un corso che scade ogni 2 anni, deve essere sempre autorizzato dall'ASP competente, che ha le funzioni di sostituire il datore di lavoro, è preposto, posto al posto del datore di lavoro. L'articolo 136, montaggio e smontaggio, nel serraggio di più aste concorrenti in un modo e giunti, devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro. Per ogni piano di ponte devono essere applicati 2 correnti, di cui uno può far parte del parapetto. Vedete l'asta del parapetto di sommità, e quindi la tavola fermapiede, e la spina che viene inserita a verme. L'articolo 136, montaggio e smontaggio. Il datore di lavoro assicura che lo scivolamento degli elementi di appoggio è impedito. I piani di posa dei predetti elementi hanno una capacità portante sufficiente. Il ponteggio è stabile. L'articolo 136, montaggio e smontaggio. Vedete, si parla sempre del datore di lavoro. Il datore di lavoro è il responsabile principale della propria ditta e della sicurezza in genere. Quindi le dimensioni degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare. Il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati, quindi impedire lo slittamento delle tavole. L'articolo 136, il montaggio e smontaggio. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Ecco, diventa fondamentale questo corso. A regola d'arte e conformemente ai PIMUS ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. L'articolo 137, protezione e revisione. Il preposto ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. Ecco il contenuto del PIMUS, di questo documento che è allegato al 22° al decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008. Ci vogliono i dati identificativi sul luogo di lavoro, l'identificazione del datore di lavoro che procede alle operazioni di montaggio e trasformazione del ponteggio, identificazione della squadra dei lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e trasformazione o smontaggio del ponteggio. Identificazione del ponteggio, disegno esecutivo del ponteggio, progetto del ponteggio quanto previsto. Indicazione generale per le operazioni del montaggio, la trasformazione, eccetera. La planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando inoltre le limitazioni, viabilità e segnaletica, eccetera. Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio, quindi portata della superficie, omogeneità, quindi ripartizione del carico, elementi di appoggio. La modalità di tracciamento del ponteggio, quindi l'impostazione della prima campata, il controllo della verticalità del livello della bolla del primo impalcato, la distanza tra ponteggio, filo impalcato e di servizio e opera servita.
Nella descrizione dei dispositivi di protezione individuale utilizzata nell'operazione di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato e ai relativi punti di ancoraggio. Descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso. Misure di sicurezza da adottare in presenza nelle vicinanze del ponteggio di linea elettrica, aree nude in tensione. Tipo di modalità di realizzazione degli ancoraggi. Quindi la descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio e l'indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso. Quindi l'attività in corso sul territorio si orienta ancora una volta verso documenti della sicurezza con contenuti generali, poco utili in cantiere, soprattutto da parte delle imprese specializzate. Molto spesso il PIMUS è disatteso, in particolare per l'uso dei dispositivi di protezione anticaduta e per le partenze. Risulta abbastanza variegato sul territorio il ruolo dei coordinatori su questo tema, alcuni molto severi, altri al contrario ritengono il tema di competenza esclusiva dell'impresa. Tuttavia, si può registrare anche un miglioramento generale sulle realizzazioni dei ponteggi. Ora vediamo alcune riflessioni di procedure di pronto soccorso. Quindi, il ruolo, diciamo, della progettazione del ponteggio, la scelta progettuale è molto importante, le procedure, le misure preventive e di riferimento alle lavorazioni. Sono suddivise in singole lavorazioni, in fase di lavoro e quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofase di lavoro ed effettuo l'analisi dei rischi presenti con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività e delle imprese, facendo in particolare attenzione al rischio da caduta dall'alto. Quindi per ogni elemento dell'analisi in cui i punti della caduta dall'alto, le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive. Quindi stiamo vedendo, ragazzi, è importante evidenziare questo e stiamo vedendo quindi quali sono le nostre, invece magari praticamente un sottofondo, quindi bloccheremo l'audio un attimo. Vedete, perché purtroppo cioè, dovete spegnere i microfoni perché si sente il suono, possiamo disattivare l'audio a tutti, va bene, quindi un attimo solo, quindi, e disattiviamo. Bene, continuiamo la nostra lezione. E quindi le misure di coordinamento è a realizzare quanto previsto, quindi la riduzione dei rischi, i contenuti minimi, le misure di coordinamento relative all'uso dei comuni, quindi diciamo sono le considerazioni che devo per evitare questi incidenti durante il montaggio del ponteggio. Quali sono gli obblighi anche del coordinatore? Quindi c'è una figura, il coordinatore per la situazione dei lavori che deve coordinare, quindi è un responsabile che coordina i lavoratori e verifica con opportunità, vedete, questo è importante, azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100. Quindi sono degli obblighi che il coordinatore della sicurezza deve naturalmente tenere a mente perché è fondamentale diciamo, per quanto riguarda il PIMOS. Quindi il PIMOS deve considerarsi parte integrante del POS. Che cos'è il POS? Il piano operativo di sicurezza. Quindi sospende in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato le singole lavorazioni fino a verificare delle avvenute adeguamenti effettuate alle imprese interessate. La sospensione dell'attività è un obbligo, quindi il coordinatore della sicurezza non fa distinzione fra misure contenute nel PSC e nel POS, nel PIMS, quindi questa ultima considerazione orienta il comportamento in direzione opposta a quella utilizzata all'inizio, cioè i pericoli gravi e imminenti. Quindi i contenuti di questi documenti sono ancora carenti le prescrizioni relative ai ponteggi, così come spesso sono assenti prescrizioni relative all'organizzazione
dei cantieri nel suo complesso, volte a mettere in condizione il coordinatore di conoscere in anticipo le imprese che si apprestano ad accedere ai cantieri, magari valorizzando il ruolo dell'impresa affidataria. Quindi durante l'esecuzione il problema principale nella fase attuale rimane ancora quello di valutare POS e PIMUS per verificare la congruità con il PSC. Quindi in generale i PIMUS risultano tuttora documenti molto generici, a volte privi dei disegni esecutivi, quindi devono essere fatti bene, lì scatta la multa, perché le procedure passo passo devono essere, e si parla anche di procedure di soccorso, quindi deve essere tutto valutato. Si tratta di innescare un processo di crescita di tutti i documenti, PSC, POS e PIMOS. In sintesi, il coordinatore della sicurezza necessario deve essere presente in cantiere, non sulla carta che redigono il PIMOS, deve fare un sopralluogo, deve fare le opportune verifiche. Quindi, questo è molto importante. Operativa del montaggio, vediamo quello che ci interessa, cioè le tecniche e le procedure operative nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. L'uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Attualmente, in relazione alle tipologie di ponteggi presenti sul mercato, la procedura di lavoro più diffusa risulta essere quella che prevede l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di arresto della caduta. Ecco qual è l'arresto dalla caduta. Quindi vediamo l'uso dei sistemi. Fase operativa di montaggio del secondo livello, linea di ancoraggio, posta ad un livello più elevato rispetto al piano di lavoro. Abbiamo l'ancoraggio, abbiamo, vedete, un assorbitore di energia e l'ancoraggio. Fase operativa del montaggio del terzo livello, linea di ancoraggio posta ad un livello più elevato rispetto al piano di lavoro. Uso del sistema di arresto alla caduta, procedura di montaggio con argano di sollevamento al piano di assemblaggio. Procedura di montaggio con argano di sollevamento a livello inferiore del piano di assemblaggio. Quindi, in conclusione, cosa stiamo vedendo, ragazzi? Quali possono essere i rischi principali per il ponteggio? Visto in questa lezione. Bene, vediamo di valutare i rischi in relazione proprio al ponteggio. Quindi la finalità prioritaria è quella di fornire un'indicazione relativa ai contenuti minimi del documento di valutazione del rischio, come stiamo vedendo questo POS e PIMUS, che è il piano di montaggio e uso e smontaggio, che è tutto normato dal decreto legislativo 235-2003. Quali sono i rischi? Qual è il rischio prevalente? I lavori in quota possono essere naturalmente come rischio esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall'alto, come vedevamo. Quindi, fermo restando che ogni datore di lavoro o singolo lavoratore autonomo valuterà i rischi specifici connessi alla propria attività, quindi dobbiamo individuare le tipologie di rischi della caduta dall'alto, strettamente connessi al rischio prevalente di caduta, oscillazione del corpo con urto contro ostacoli, sollecitazione trasmessa al corpo dell'imbracatura, sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso al dispositivo di arresto e caduta. Il rischio da sospensione inerte, la sospensione inerte a seguito della perdita di conoscenza può indurre la cosiddetta patologia causata dall'imbracatura, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali, in particolare condizioni fisiche e patologiche. Questo fenomeno determina un rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore, qualunque sia il modello di imbracatura utilizzato. I rischi ambientali, quindi dobbiamo valutare tutti i rischi e cercare di evitare sui luoghi di lavoro e durante il montaggio del ponteggio. Quindi il lavoro in quota effettuato con l'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi può svolgersi in ambienti soggetti a rischi particolari e dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito e della situazione contingente del luogo di lavoro. Tali rischi possono risultare aggravati dalle condizioni meteorologiche,
La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l'eventuale esposizione a rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali dove è collocato il luogo di lavoro e dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi. Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di tali rischi: caduta del materiale dall'alto, urto del capo contro parti sporgenti delle attrezzature e manufatti, scivolosità dei supporti, peso degli elementi da montare, scivolosità dei componenti da montare, cedimento di parti dei manufatti soggette a demolizione, esposizione a scariche elettriche atmosferiche, innesco di incendio. I rischi relativi all'aumentazione manuale dei carichi, quindi la valutazione del rischio, dovrà sempre tenere in considerazione l'eventuale esposizione a rischi oggettivi di patologie muscoloscheletriche che potrebbero insorgere in seguito all'aumentazione manuale dei carichi, ripetuta per tutto il turno di lavoro, costituiti dagli elementi di punteggio metallico. Dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi. Rischi relativi al sollevamento o discesa dei carichi. La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l'eventuale esposizione ai rischi che potrebbero insorgere durante il sollevamento o discesa di carichi nel ponteggio, costituiti dagli elementi di ponteggio da montare e smontare, effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di carrucole ad azionamento manuale o con l'ausilio di argani ad azionamento motorizzato collegato alla struttura del ponteggio in allestimento, o per mezzo di apparecchi di sollevamento, gru a torre, autogru indipendenti dal ponteggio. Dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi. Rischi concorrenti. Rispetto al rischio grave di caduta dall'alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in considerazione l'eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione a quei rischi di minore intensità, ma direttamente concorrenti all'innesco di un'eventuale caduta, quali ad esempio scarsa aderenza delle calzature, presenza di vento e pioggia, presenza di ghiaccio ed umidità, riduzione di visibilità e del campo visivo, esposizioni e rischi, rischio caduta dall'alto. Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte e lesioni di carattere permanente che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente, prima del verificarsi dell'evento, l'esposizione al rischio di caduta dall'alto deve essere protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istante dell'attività lavorativa. Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezione deve essere uguale a zero. Rischio da sospensione inerte. Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per il lavoratore di restare sospeso in condizioni di incoscienza in seguito all'arresto del moto di caduta per effetto di sollecitazioni trasmesse dall'embragatura sul corpo e del possibile urto contro ostacoli dovuto all'oscillazione del corpo in fase di caduta. Effetto pendolo. La sospensione inerte a seguito di perdita di conoscenza può infatti indurre la cosiddetta patologia causata dall'embragatura, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali, in particolare condizioni fisiche e patologiche. Il documento di valutazione del rischio ed il piano operativo dovranno prevedere modalità di intervento di emergenza che riducono il tempo di esposizione al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti. Rischi dovuti alla valutazione manuale dei carichi. In relazione al peso degli elementi prefabbricati da montare, in particolare da telaia e alla posizione della connessa sopraelevata rispetto al piano di camminamento, non deve essere sottovalutato il rischio per il lavoratore. Si dovrà valutare l'effettuazione, ad esempio, di scambio di mansioni tra operatori, la effettuazione del montaggio di elementi particolarmente pesanti con l'impiego di più di un lavoratore, in alcuni casi, come ad esempio il montaggio di travi per il passo carraio, l'utilizzo di apparecchi di sollevamento. Rischi dovuti al sollevamento o discesa di elementi prefabbricati. Nel caso di sollevamento o discesa manuale
degli elementi metallici prearrabbiati mediante passaggio dal piano terra ai livelli superiori e viceversa, dovrà essere preso in esame il rischio di caduta di materiale dall'alto per il lavoratore che si trova ai piani inferiori, in particolare al piano terra, ed il rischio di caduta dall'alto per il lavoratore che riceve e porge gli elementi prearrabbiati a livello superiore. Nel caso dell'utilizzo per il sollevamento o la discesa degli elementi prearrabbiati da montare di un argano ad azionamento manuale o motorizzato montato a livello del piano di allestimento o di apparecchi di sollevamento indipendenti dal ponteggio gru a torre autogru, dovranno essere presi in considerazione nell'analisi dei rischi diversi aspetti, come ad esempio l'idoneità dell'apparecchio di sollevamento, i sistemi per l'imbracatura dei materiali da parte del lavoratore, che si trova al livello del carico e la posizione dello stesso rispetto al carico, la idoneità degli elementi della struttura del ponteggio in costituzione a sostenere l'organo ed i relativi carichi, la posizione reciproca fra il lavoratore che riceve il carico e l'apparecchio di sollevamento, l'eventuale interferenza dell'attività di sollevamento con quella specifica al montaggio. Riduzione dei rischi. Il rischio di caduta dall'alto, poiché nei lavori temporanei in quota relativi all'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi nei cantieri edili, si evidenzia la presenza costante del rischio di caduta dall'alto, tale rischio deve essere o eliminato o ridotto ad un livello minimo, adottando le necessarie misure tecniche conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. Criteri generali di riduzione del rischio di caduta dall'alto. Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei rischi alla salute, importanza prioritaria va attribuita ai provvedimenti d'ordine tecnico-organizzativo, diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte e a proteggere i lavoratori. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza, in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili ad una circolazione priva di rischi, il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al disdivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio ad un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute dal luogo di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a piole o gradini. Questo è il decreto legislativo 235-2003, articolo 5,5. Ecco, questa è la legislazione. Elementi fondamentali di riduzione. Questo è importante. Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall'alto. Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall'alto sono quelli legati alla capacità del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalità, quali l'idoneità psicofisica del lavoratore, l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore su tecniche operative e procedure di emergenza. Riduzione del rischio di caduta dall'alto del montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
Nell'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi descritta alla presente linea guida, i principali provvedimenti di ordine tecnico ed organizzativo al fine della riduzione del rischio di caduta dell'alto sono il montaggio e smontaggio dal basso di idonee misure di protezione collettive, la presenza di un piano di lavoro completo, la presenza di idonei sistemi di accesso, il montaggio del piano inferiore. Il montaggio del piano inferiore durante la fase di montaggio e smontaggio degli ancoraggi. Il montaggio del piano inferiore durante la fase di montaggio e smontaggio degli ancoraggi supplementari. Lo spostamento del lavoratore lungo il piano di lavoro senza interferenze fra gli elementi del ponteggio. La presa e movimentazione da parte del lavoratore dei componenti del ponteggio da montare o smontare, telai montanti, correnti, diagonali, senza necessità di sporgersi dal bordo del ponteggio. La protezione del lavoratore contro la caduta tramite un sistema di arresto della caduta costituito da un'imbracatura per il corpo, importantissimo, un cordino e un dispositivo assorbente d'energia collegato ad una linea di ancoraggio flessibile. Quindi il rischio da sospensione inerte. Per ridurre il rischio da sospensione inerte, è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto. In ogni lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggio deve essere sempre previsto un sistema di recupero del lavoratore in difficoltà in seguito all'intervento di un dispositivo di arresto della caduta. Quando il recupero del lavoratore non può essere realizzato direttamente dal ponteggio, già allestito, per esempio la realizzazione di ponti a sbalzo o di passi carrai, tale sistema deve essere predisposto e già installato in posizione o installabile rapidamente all'occorrenza secondo la valutazione dei rischi. Il piano di montaggio, uso e smontaggio, PIMUS, il documento di azione dei rischi, il POS, dovranno prevedere modalità di intervento ed emergenza che riducono il tempo di esposizione a rischio nel caso di sospensione inerte. Rischi dovuti all'aumentazione manuale dei carichi. Il piano di montaggio, PIMUS, il documento di azione dei rischi e il piano operativo POS dovranno prevedere modalità di effettuazione di tali attività che riducono sia l'entità del rischio sia i tempi di esposizione. Rischi dovuti al sollevamento degli elementi prefabbricati da montare. Il piano di montaggio, uso e montaggio PIMUS, il documento di azione dei rischi e il piano operativo di sicurezza POS dovranno prevedere le modalità di effettuazione di tali attività che riducono il rischio relativo. Vediamo i dispositivi di protezione individuale usati nel montaggio e trasformazione del ponteggio. Il montaggio, lo smontaggio e la selezione dei ponteggi rientra nel campo di utilizzo di dispositivi di protezione individuali, DP, e deve quindi essere rispettati quanto disposto addirittura nella 626 del 94, ma è stato poi ampliato nell'81-2008. Nessun dispositivo che esula da questa categoria di prodotti può essere ritenuto idoneo ai fini della sicurezza contro la caduta del lavoratore. Per lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono essere impiegati in funzione della riduzione del rischio di caduta dall'alto, DP di protezione contro le cadute dall'alto. Quindi i DP di protezione sul lavoro non hanno la funzione di DP di arresto e caduta. I DP utilizzati per i lavori di montaggio e smontaggio devono essere conformi al decreto 475-92 e successive modifiche e integrazioni devono essere identificati, scelti e utilizzati tenuto conto delle prescrizioni richieste dalla legislazione vigente. I dispositivi di contro le cadute dall'alto, quindi un sistema di arresto dalla caduta, è costituito da un'imbracatura per il corpo, un cordino, un elemento assorbitore di energia, un punto sistema di ancoraggio, i relativi elementi di connessione. In alcune fasi dell'attività o dell'uso di particolari tecniche di lavoro, l'imbracatura per il corpo è del tipo che incorpora una cintura di posizionamento sul lavoro con il relativo cordino di posizionamento. Elmetti di protezione. Pur non facendo parte di DP anticaduta, l'elmetto è di fondamentale importanza nel lavoro, montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Svolge le due funzioni di protezione del corpo, del capo del lavoratore, sia dalla caduta di oggetti dall'alto, quindi la testa viene protetta, che dall'impatto contro ostacoli. Il criterio di scelta dell'elmetto deve tenere conto della specifica valutazione dei rischi effettuata e delle seguenti indicazioni. L'elmetto deve avere una calotta, una bordatura comoda e stabile nella testa, una sottocola di adeguata resistenza.
La norma EN397 relativa agli elmetti di protezione per l'industria garantisce con l'applicazione delle sue estensioni normative la protezione in particolari condizioni di lavoro e lo sgancio del sottogola ad un carico di sicurezza per il lavoratore in caso di impigliamento e sollevamento. La norma EN14052 relativa agli elmetti di protezione ad alta prestazione per l'industria garantisce adeguata resistenza della calotta e tenuta del casco contro gli impatti laterali. Quindi le norme tecniche di riferimento, quali sono i tipi di dispositivi di protezione? Sono le calzature di protezione per uso professionale, eccoci una norma UNI che garantisce una funzione di protezione contro gli urti e contro la penetrazione, le calzature. I dispositivi anticadute di tipo guidato, per esempio una linea di ancoraggio è rigida, un arresto alla caduta. Dispositivi anticaduta di tipo di guidato su una linea di ancoraggio flessibile, un cordino di prolunga, che è un elemento di collegamento e comportamento del sistema anticaduta. L'assorbitore di energia, componente del sistema anticaduta, la cintura di posizionamento sul lavoro, quindi posizionamento, ogni tutto, vedete, ha una certificazione UNI-EN, dispositivi anticaduta, imbracatura per il corpo, il connettore, i sistemi di arresto della caduta, i dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall'alto, i guanti di protezione contro le azioni meccaniche per proteggere le mani contro il taglio e la perforazione. Gli elmetti di protezione per l'industria, che hanno la protezione particolare in condizioni di lavoro con lo sgancio del sottogola ad un carico di sicurezza del lavoratore. I dispositivi di ancoraggio, quindi un arresto dalla caduta, l'imbracatura cosciali, protezione caduta dall'alto, il connettore col collegamento non apribile, quindi gli elmetti di protezione ad alta prestazione per l'industria, che hanno una resistenza alla calotta e tenuta del casco contro gli infortuni e gli impatti laterali. Conservazione e la manutenzione dei dispositivi. I nostri dispositivi di protezione individuale vanno conservati. Già nel decreto legislativo 626/94 poneva l'obbligo al datore di lavoro di mantenere in efficienza questi dispositivi. Poi se non funzionano, quindi ci sarà un incidente sul lavoro. Le sostituzioni, quindi abbiamo anche delle spese per quanto riguarda la sicurezza. Comprare sempre nuove attrezzature e tenerle in manutenzione ordinaria. Straordinari. I dispositivi e attrezzature devono essere conservati e sottoposti alla necessaria manutenzione. Le modalità di conservazione e manutenzione sono riportate nella nota informativa per l'uso, fornite obbligatoriamente dal fabbricante di ogni prodotto. Con la prevista devono essere eseguite le verifiche periodiche, sempre tutto indicato nelle varie istruzioni, e per i materiali le cui caratteristiche meccaniche decadono comunque. Quindi naturalmente abbiamo un legislatore ha cercato, ha pensato di utilizzare questa normativa per diciamo, prevenire incidenti sui luoghi di lavoro, aiutare il dipendente ad evitare questi incidenti tramite la protezione dei dispositivi di protezione individuale. Quindi le tecniche, le procedure da eseguire per accedere, uscire, posizionarsi, transitare ed effettuare le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio sono finalizzate a che cosa? A eliminare il rischio di caduta dall'alto, a realizzare la completa autonomia del lavoratore sia nelle fasi di accesso, di uscita dei piani di lavoro elevati in fase di montaggio e smontaggio, sia nel transito sui piani. Garantire la possibilità, in caso di sopraggiungere di uno stato di emergenza, di poter raggiungere il lavoratore da parte del preposto e di recuperare il lavoratore in difficoltà. Ecco, la funzione del preposto diventa importantissima. Garantire la possibilità sempre e comunque di evacuare il posto di lavoro in modo rapido. Vediamo le misure generali di prevenzione. Nei lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, in funzione del tipo di attrezzatura del lavoro adottate, devono essere individuate le misure atte a ottimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità delle corrispondenti configurazioni di impiego, sia nella realizzazione del calcolo di ponteggio scelto, che non sono disponibili specifiche configure, insomma dobbiamo valutare, ma vedete, si parla sempre del datore di lavoro, è solo esonerato all'obbligo di sicurezza se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica. Quindi il datore di lavoro deve provvedere a redigere a mezzo di persona competente un piano di smontaggio e smontaggio.
Quindi, in funzione delle complessità del progetto scelto, tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, integrata da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali, costituiti il ponteggio. Quindi, il datore di lavoro deve assicurare che lo scioglimento degli elementi di appoggio o di ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. I piani di posa dei precedenti elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente, il ponteggio sia stabile, le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate cariche da sottoporre a tale da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicura. Il montaggio di impalcati dei ponteggi sia da parte deve impedire lo spostamento di elementi durante l'uso, perché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra elementi che costituiscono gli impalcati e dispositivi verticali di protezione collettiva e contro le cadute. Il datore di lavoro deve provvedere, qua è chiaro, ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Quindi tutto un avvertimento di pericolo generico, ai sensi del decreto 14 agosto 1966, numero 493, ed delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. Decreto legislativo 235-2003, articolo 36-quater, comma 5. I lavoratori, nel caso in cui non siano stati preventivamente montati mezzi di protezione collettiva o nel caso in cui permanga comunque un rischio residuo di caduta dall'alto, devono essere collegati a un sistema di arresto caduta costituito da un'imbracatura per il corpo. Il cordino deve essere in grado di eseguire sempre, assecondando gli spostamenti del lavoratore. Durante lo svolgimento del lavoro in quota, per il montaggio, lo smontaggio e la smontazione dei ponteggi, un preposto deve sempre sorvegliare le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire. Essendo anche il preposto esperto al rischio di caduta dall'alto ed è esposto a questa caduta, dovrà essere debitamente garantita anche la sua sicurezza con mezzi di protezione collettiva e dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione va posta sul fatto che tutto il sistema costituito dagli elementi di ponteggio in allestimento e dai mezzi e dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto dovrà essere strutturato nel modo più semplice possibile. Gli attrezzi necessari al montaggio e smontaggio e trasformazione degli elementi che devono essere costantemente utilizzati dai lavoratori durante il lavoro devono essere agganciati a cintura e a indumenti idonei. Quindi è molto importante le tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione. Quindi vengono eseguite e illustrate, diciamo un esempio semplificativo ma non esaustivo, alcune tecniche per il montaggio, quindi tecniche di montaggio e smontaggio per la protezione, ecco, quindi l'uso di misure di protezione collettive. L'utilizzo di misure di protezione collettivo nelle fasi lavorative di montaggio e smontaggio. È bene evidenziare che l'utilizzo di tali misure di protezione di tipo collettivo non esclude affatto l'eventuale necessità di impiegarne simultaneamente in alcune fasi, ad situazioni particolari. DP anticaduta è il tipo di arresto alla caduta. Ciò può rendersi indispensabile, ad esempio, nel montaggio dei parapetti nelle zone terminali del lato della facciata. Quindi questo è il concetto principale del parapetto di sicurezza, la tipologia parapetto di sicurezza temporaneo. Quindi è un esempio di ponteggio a telai con parapetto di protezione collettiva. Questa è una fase di montaggio del ponteggio con parametri di protezione collettiva. Fase 3, fase 4, vedete. Queste sono le fasi di montaggio dal basso del ponteggio con parapetto di protezione collettiva. Ecco, abbiamo la fase 6, il ponteggio, che sono le fasi di montaggio dal basso del ponteggio con parapetto di protezione collettiva. Tecniche e procedure, vediamo operative di montaggio e smontaggio, di con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e sistemi di arresto.
In relazione alla tipologia di ponteggi attualmente presenti sul mercato, la procedura di lavoro più diffusa risulta essere quella del montaggio, smontaggio e trasformazione mediante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di arresto della caduta. La figura 3 mostra una fase di montaggio di un ponteggio nella quale si procede al montaggio prioritario dei telai della prima e seconda stilata, con realizzazione di un campo per il ricevimento degli elementi da assemblare, comprese tutte le misure di protezione collettiva, successivo montaggio progressivo dei telai partendo da quella delle stilate più vicina, con conseguente montaggio immediato dei correnti di parapetto e della tavola fermapiede nei campi successivi, con un uso continuo del sistema individuale anticaduta e con un'esposizione al rischio di caduta limitata al solo campo di allestimento. Vedete, abbiamo l'assorbitore di energia, l'ancoraggio nel ponteggio, quindi ancoraggio e nel ponteggio. Quindi tecniche sono veramente degli elementi da montare. Quindi particolare è la dispensa che noi stiamo vedendo, una lezione fondamentale. È importante adesso la definizione delle procedure di montaggio. Quindi questa figura 3 si illustra una sequenza di procedure di sollevamento degli elementi che servono all'allestimento del ponteggio. Ancoraggio, vedete. E naturalmente abbiamo anche l'assorbitore di energia. Questo è un esempio di montaggio con argon di sollevamento al piano di assemblaggio. Le tecniche di smontaggio dei primi piani di montaggio, nel caso in cui nelle fasi operative di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio non si faccia uso di sistemi di protezione collettiva, ma li utilizzano per l'eliminazione del rischio dovuto all'alto esclusivamente dei dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di arresto alla caduta dovranno essere posti alla valutazione del rischio durante le fasi di montaggio. Quindi, particolare attenzione dovrà essere posta all'individuazione dei dispositivi e delle procedure. Quindi, come vediamo, la fase operativa del montaggio del secondo livello, linea di ancoraggio posta a un livello più elevato rispetto al piano di lavoro. Abbiamo l'assorbitore sempre di energia, l'ancoraggio e naturalmente in questo disegno stilizzato abbiamo una fase operativa di montaggio dei successivi livelli, linea di ancoraggio posta a livello del piano di lavoro. Quindi gli ancoraggi diventano fondamentali. Sono attrezzature di lavoro costituite da elementi metallici prefabbricati destinati ad essere montati nelle facciate degli edifici in costruzione. Hanno intenzione ad essere usati connessi alla facciata mediante ancoraggi. L'ancoraggio alla facciata quindi diventa fondamentale. L'ancoraggio nella linea di ancoraggio flessibile. Gli ancoraggi devono essere definiti in fase di progetto. In alcune fasi, e vedete anche qua per quanto riguarda gli ancoraggi, abbiamo una classificazione, classe A1, strutturale per superfici verticali, orizzontali e inclinate, e abbiamo un tassello per calcestruzzo, A2, strutture per tetti inclinati, piastra con occhiello, B, provvisorio trasportabile, barra di contrasto, anello di felluccia e treppiede, e C, linea di assicurazione flessibile orizzontale e quindi così via, va bene, rotaia di assicurazione e corpo morto. Insomma, tutto è valutato per quanto riguarda gli ancoraggi che sono di classe B ed E, realizzati e approvati in modo conforme alla norma UNI N795. Tutto è uniformato. Quindi la realizzazione degli ancoraggi deve essere realizzata in ogni lavoro di montaggio e smontaggio dei ponteggi secondo quanto previsto nel piano PIMUS. Le raccomandazioni per l'installatore sono fornite le varie classi, abitualmente nell'appendice informativa della normativa. Quindi realizzare linee di ancoraggio è fondamentale nelle fasi di monitoraggio, il ponteggio metallico di facciata, le tecniche di realizzazione, vedete 200 mm di distanza tra opera servita e filo impalcato. Questo è un esempio di ancoraggio ai primi due livelli. Il numero di ancoraggi da disporre parte dal minimo indicato negli schemi, il tipo dell'autorizzazione ministeriale deve essere opportunamente incrementato in situazioni di impiego particolari. Poi abbiamo un esempio di ancoraggio a cravatta. Quindi vediamo in questo un dispositivo di ancoraggio detto a cravatta, costituito da tubi e giunti appartenenti ad una unità unica autorizzazione, disposti in modo da conformare vedete, una staffatura attorno a strutture rigide dell'edificio servito dal ponteggio. Questo è quell'esempio.
dispositivo di ancoraggio ad anello è realizzato con un tondino in acciaio soggiogato in modo, vedete, sagomato in modo che le estremità siano agganciate all'armatura della struttura in cemento armato servita. Viene utilizzato normalmente in caso di nuove costruzioni dove sono disponibili, vedete, e qua abbiamo l'esempio. Poi abbiamo un ancoraggio speciale e naturalmente ancoraggio sempre il ponteggio con montante interno. Quindi le procedure tecniche del collegamento alle linee di ancoraggio, anticadute e ponteggio. Quindi la definizione delle procedure tecniche operative per il collegamento delle linee di ancoraggio del DPI, anticadute e ponteggio devono essere prese in considerazione i modelli principali dei ponteggi presenti sul mercato. Ponteggi a telaio prefabbricati tipo portale, ponteggi a telaio prefabbricati tipo telaio chiuso, a tipo ad H, a montanti e traversi prefabbricati e ponteggi a tubi e giunti. Ognuna delle tipologie sopra elencate può portare a tecniche di modalità operative di montaggio, smontaggio e trasformazione proprie che sono strettamente connesse alla geometria degli elementi componenti. È possibile definire alcune procedure tecniche operative comuni. La linea di ancoraggio deve essere sempre già montata nel momento in cui il lavoratore sbarca a livello superiore. Se gli elementi di impalcata occupano l'intero spazio tra i montanti, la linea di ancoraggio deve essere montata prima dell'allestimento. La linea di ancoraggio dei primi livelli deve essere posizionata ad una quota tale da rendere efficace l'intervento EDP. Nel caso di utilizzo di una linea di ancoraggio flessibile orizzontale per il collegamento EDP di arresto della caduta, questa dovrà essere costituita da una fune, vedete, tesci, quindi per cui sia nel caso di ancoraggio alla struttura. L'utilizzo di un elemento dissipatore di energia posto ad una delle estremità delle linee di ancoraggio in modo da avere valori definiti per il calcolo delle azioni degli stessi indipendentemente dal valore di tensione della fune. Una cosa importante: qual è la distanza massima del ponteggio dal fabbricato? È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio della muratura non superiore a 20 centimetri. Oltre tale soglia devono essere approntati sul ponteggio i parapetti, quindi articolo 138,2 decreto legislativo 81-2008. Quando devono essere installati i parapetti interni? In tutti i casi nei quali la distanza tra il ponteggio e il fabbricato è maggiore di 20 centimetri, quindi quando devono essere installati i parapetti interni. 20 centimetri. Quale deve essere l'altezza dei parapetti sul filo di gronda? 1,20 metri sul lato gronda e di 1 metro sul lato dipendenza. Si può usare il filo di ferro per ancorare un ponteggio? No. Devono essere realizzati opportuni ancoraggi secondo gli schemi riportati nell'autorizzazione ministeriale o nel progetto realizzato da un tecnico, ingegnere o architetto abilitato per il ponteggio utilizzato. Perché non si possono usare i pallet come chiusura delle testate? I pallet non sono sufficienti per la protezione contro eventuali urti. Devono essere installate le protezioni costituite da barriere prefabbricate della stessa marca del ponteggio e realizzate l'idoneo parapetto come previsto dalla normativa costituito cioè da corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede. Ogni quanto si deve ancorare un ponteggio? All'incirca ogni 22 metri quadri, a partire dal secondo impalcato per ponteggi realizzati, secondo lo schema tipo riportato nell'autorizzazione ministeriale. Perché serve la basetta di appoggio quando la cavalletta è posta su un piano in CLS, perché garantisce la stabilità dell'appoggio e la distribuzione del carico ed inoltre prescritta nel libretto del ponteggio. Perché non si possono usare laterizi come appoggio della basetta? Sono assolutamente vietati. Di qualsiasi tipo e dimensione, pignatte, prismi, doppioni, eccetera, in quanto sotto il peso della struttura del ponteggio o di altra opera, ponti di tiro, scivoli, si potrebbero rompere,
provocando la caduta del ponteggio stesso. Si possono usare sullo stesso tipo di ponteggio le tavole in legno e le tavole metalliche? Gli elementi utilizzabili sul singolo ponteggio sono quelli riportati nel libretto dello stesso. L'utilizzo di ogni elemento in difformità del libretto deve essere supportata dal progetto del ponteggio. È obbligatoria la messa a terra del ponteggio? L'omessa realizzazione dell'impianto può avvenire solo se la struttura metallica è autoprotetta. Una struttura metallica può definirsi autoprotetta quando l'esecuzione del calcolo di fulminazione, secondo l'indicazione della normativa CEI 81.1, terza edizione, escludono la realizzazione. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e impianto di messa a terra, se realizzato, dovrà inoltre essere accompagnato dalla relativa dichiarazione di conformalità rilasciata dall'installatore, denunciato agli enti competenti, DPR 462/2001, il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. Bene, andiamo avanti sempre con queste FAQ, queste domande. È sempre obbligatorio il sottoponte sui ponteggi? Bene, ragazzi, questa domanda è sempre obbligatoria: il sottoponte sui ponteggi e sui castelli di tiro. Ogni piano di impalcato praticabile deve essere dotato del sottoponte ad una distanza verticale non superiore ai metri 2,5. La rete elettrosaldata è considerabile un sostituto del parapetto? Assolutamente no. Ogni quanto tempo deve essere verificato il ponteggio? Ogni elemento del ponteggio, inoltre, deve essere conforme a quanto riportato nel libretto di autorizzazione ministeriale. In particolare, per quanto riguarda spessori, dimensioni, marchi impressi, pertanto, se durante i controlli periodici si riscontrano carenze, l'elemento oggetto del controllo deve essere scartato. Le verifiche sono eseguite seguendo quanto indicato all'articolo 137. Bene, cosa implica l'installazione di teli o reti sul ponteggio? Qualora il libretto di autorizzazione ministeriale non contempli l'installazione di teli e cartelloni pubblicitari, cosa probabile al 99% dei casi, deve essere eseguito il calcolo strutturale da un ingegnere o architetto iscritto all'albo che certifichi la stabilità del ponteggio e degli ancoraggi, prevedendo eventuale integrazione. Che differenza c'è tra disegno e progetto del ponteggio? Il disegno è sempre obbligatorio e deve essere seguito dal capocantiere, mentre il progetto è elaborato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo. Quanto serve il progetto del ponteggio? Quando la realizzazione del ponteggio non rientra tra gli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale e ho realizzato con sistemi misti, tubi e giunti, e comunque in tutti i casi nei quali l'altezza del ponteggio è superiore ai 20 metri. Quante persone devono effettuare il corso del montaggio e smontaggio di ponteggi? La composizione minima della squadra tipo è di un addetto e di un treposto. È sicuramente scontato che chiunque partecipa alle operazioni di montaggio, trasformazione di montaggio, dovrà effettuare il previsto corso. Quindi praticamente ci vogliono 3 persone per montare, quindi un addetto preposto. Cos'è il PIMOS? L'abbiamo visto, il piano di montaggio. Uso di smontaggio del ponteggio è il documento nel quale sono descritte tutte le procedure operative di montaggio e trasformazione e smontaggio del ponteggio, con le relative misure di protezione adottate dagli addetti. Chi redige il PIMOS? L'impresa che effettua il montaggio, trasformazione e lo smontaggio del ponteggio. Quando deve essere redatto il PIMOS? Ogni impresa che a vario titolo interviene in una o più fasi della vita del ponteggio, montaggio, trasformazione e montaggio, deve elaborare il PIMOS. Le uniche imprese escluse dalla redazione sono quelle che usano senza modificare la struttura.